questo è per te e quest'altro è per te. Ciao. Grazie. Questo è per te. Oh, grazie, viva, urrà! Sei stata brava con la mano. Facciamoci un giretto, Pacù. Il palloncino! Oh, oh, il mio palloncino! Povera Nina, chissà come si divertirebbe qui. Oh, lasciami stare! Lasciami stare! Oh, povera illusa, lo sai che non hai scampo! Aiuto! Ti terrò prigioniero per il resto dei tuoi giorni, a meno che non vorrai essere mia sposa. No, non voglio aiuto. E qualcuno mi aiuti. Amo un giovane ragazzo e lui ama me. Lasciatemi andare. Aspetta, lascia stare la principessa. Cosa vorresti fare tu adesso? Vuoi morire? Sarai tu a fare quella fine. È troppo poco una lancia per me. Principessa! Ehi, Paul! Lo strano mondo che dici d'aver visto è simile a quello che dice il burattinaio? Così anche tu hai combattuto contro il diavolo dalle lunghe corna. Sì, anch'io, perché? Sai che cosa dice la gente di te? Dice che sei bugiardo, che racconti un sacco di frottole. È solo gente che non vuole credere. Tu non hai bisogno di essere bugiardo con noi. Perché non ci racconti che cosa è successo? Perché sono sicuro che voi non credereste una sola parola di quello che vi dico. Almeno dimmi come fai ad andare in quello strano paese dove combatti con il diavolo. Proprio non lo so. Bakun con il suo martello magico mi porta lì. Cioè, così voglio andarci anch'io. Avanti, piccolo orsacchiotto. Facci vedere come si entra in questo paese incantato. Ridammela, mio. Ah, ma è solo un pupazzo. Non essere così irritato. Voi siete proprio bei tipi. Ma sei proprio un bugiardo, Paul. Sei proprio un bugiardo. Avanti. Bugiardo. Tira, tira. È un bugiardo. Ridammela, è mio. È un adesso bugiardo. Vi sistemo io. Un bugiardo. Oh. Aspetta un minuto, per favore. Che guai ho combinato. Andiamo, Paul, non abbiamo tempo ora. Corriamo da Nina. Va bene, Pacun, lo sistemeremo dopo. Martello magico! La via è aperta. Non vi sarete dimenticati di me per caso? Sapevo che sareste arrivato. Avanti, entra, io ti seguo. Va bene, non spingere. Ti vuoi togliere dalla mia pancia, per favore? Lo sai che sei molto pesante, Paul, eh? Oh, ti prego, scusami. Ehi, ma dove siamo? Lasciami guardare. Oh! Oh, paura che... Guarda, guarda, siamo sospesi a mezz'aria! Toppe, stavolta tocca a te. Oh, lo temevo. In fretta, Paul. Va bene. Vola, Toppe! Stai attento! Che cosa c'è che non va? È niente che riguarda me, ma guarda avanti. Va bene. Fantastico, non ho provato nessun dolore cadendo qui. Già, neanch'io. È sicuramente una città meravigliosa. È una città tutta di stoffa. Chissà chi ci abita. Ehi, ci sono tre tizi lì di fuori. Volete dirci chi siete? Oh.
Benvenuti a Fantolandia. Mi sembra di riconoscervi. Finalmente ci sono degli esseri umani che si ricordano di noi. Sono sicuramente buoni. Ma voi non siete degli animali in carne ed ossa. Pacun, ho la strana sensazione che siano delle bambole di stoppa come te e non dei veri animali. Beh, dove siete? Davvero non lo sapete? Noi siamo la compagnia di un teatro di fantocci. E io sono il capocomico di questa compagnia. Hai detto un teatro di fantocci? Già, ma oggi non recitiamo perché nessuno viene più a vedere lo spettacolo. E a causa di questo siamo diventati molto poveri. Vedete i nostri costumi rappezzati? Comunque non ci lamentiamo e viviamo ugualmente bene tra noi. Anche voi fate parte di un gruppo dimenticato e siete ridotti alla povertà e alla miseria. Come sarebbe a dire un gruppo dimenticato? Che significa? Questo è un paese dimenticato. Tutta la gente che è diventata inutile in altri luoghi viene a vivere qui e ritrova la propria dignità. Per cui pensiamo che anche voi vorrete unirvi agli abitanti di questo paese. Non ci penso affatto. So come vi sentite ora. Anche noi ci sentivamo così la prima volta che siamo giunti qui. Eravamo tristi e demoralizzati. Ho detto bene, amico mio. Ho pianto per tutta la notte quando giunsi qui. No, non devi sentirti abbandonato, Gussun. Gussun, tu non sei molto vecchio. E vedrai che un giorno qualcuno si ricorderà di noi. Siamo poveri e dimenticati. Smettetela di piangere adesso. Siamo venuti fin qui per cercare una persona che è stata rapita. Eh? Una persona? Sono rapita. Puoi ripetere, per favore? Siamo venuti per cercare una persona che è stata rapita. Ma che stai dicendo? È incredibile, è stato rapito qualcuno. Dici davvero? Ma io non ci credo. Vorresti forse dire che siamo dei bugiardi? Ho bisogno di scaricare la mia rabbia. Meno male che non era Moro. Ehi, cosa ti succede, piccolo scoiattolo? Quel grosso e stupido cane rompendo la casa ha rotto anche me. Povero scoiattolo. Mi dispiace, non l'ho fatto apposta, amico. Ho un'idea. Sistemeremo tutto quanto con ago e filo. Ecco qua. Beh, come ti senti adesso? Benissimo, adesso mi sento proprio a posto, sai, mi sento come nuovo. Hai fatto proprio un buon lavoro, amico. Il padre di Polo è il miglior sarto della città e lui, a forza di guardarlo, ha imparato. Visto che sei così bravo, potresti aggiustare anche me, per favore? Certo, vieni più vicino a me. Ehi, Polo, hai dimenticato che siamo venuti per cercare di salvare Nina? No che non l'ho dimenticato, ma qui tutti quanti hanno bisogno del nostro aiuto e dobbiamo darglielo. Dimmi, coniglietta, dove devo aggiustarti? È qui, sull'orecchia. Evviva! Siamo stati tutti accomodati! Adesso possiamo di nuovo ballare tutti quanti insieme! Evviva! 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 Potete assistere allo spettacolo se volete! Oh, mi sto divertendo molto! Adesso ballo con loro! Toppe, facci vedere! La 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 la. Ai, 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 ai. Ah, le stelle. Non ti senti bene, forse? Mi ha baciato. Evviva, ragazzi. Volo di felicità. Grazie, Paul. Non vedevo i miei amici così felici da quando fummo buttati qua giù nel dimenticatoio. A proposito, avevi detto che stavi cercando qualcuno che era stato rapito. Sì, si tratta di una ragazza umana, di una mia amica di nome Nina. Una ragazza umana?
Io non so, ma forse può saperne qualcosa il cavaliere di bronzo. Il cavaliere di bronzo? Sì, il cavaliere di bronzo prima di venire qui ha viaggiato molto nel paese delle meraviglie. Questo è davvero interessante. Forse lui sa qualcosa di Nina. Me lo puoi presentare? Dai, ti prego, portami da lui. Il cavaliere di bronzo dovrebbe essere proprio qui intorno. Cosa? Non c'è più. Dove può essere andato? Di solito il cavaliere di bronzo stava sempre qui assorto nei suoi pensieri. Non vorrei pensarlo, ma credo sia andato a trovare Belsatan. Eh? Hai detto Belsatan? Cavaliere di bronzo, come mai sei venuto fin qui? Hai qualcosa di importante da dirmi? Sua Eccellenza, ho finalmente capito tutto. Non posso sempre osservare il cielo stando seduto. Voglio viaggiare, per cielo e per terra, come facevo prima di giungere in questo luogo. È questa la vera ragione per cui sei venuto? Bene, allora ti darò un incarico. Grazie, grazie molto, mi dica. Degli esseri umani si sono infiltrati nel posto in cui eri tu. Loro hanno intenzione di farmi del male. Se riuscirei a mandarli via, farò di te un nuovo cavaliere coraggioso. Me lo promette davvero, Sua Eccellenza? Adesso ti do la forza. Vai! Ora, cavaliere di bronzo, non mancare di compiere la tua missione, hai capito? Sarà fatto, sire! Sua Eccellenza, la sua decisione è stata come sempre molto saggia. Non distogliere gli sguardi del ragazzo. Se tenterà di affrontarmi, uccidilo. Sarà fatto, mio signore. Egli non sa che questo suo viaggio nel paese delle meraviglie sarà anche l'ultimo. Ora capisco. Belsatan ha ai suoi ordini tutti quegli uomini mascherati di bronzo. Mi sembra impossibile che il cavaliere di bronzo si sia unito a loro. Che diceva sempre che voleva di nuovo iniziare a combattere. Aspetta un attimo, se Belsatan è qui intorno, anche Nina deve essere da queste parti e quindi possiamo salvarla. Oh, facciamo un giro in alto. Avanti così! Voi avete dei grandi poteri, vero? Sì, tu dovresti venire con noi per farci da guida. Va bene. Allora andiamo. Questa è la città delle macchine dimenticate dagli uomini. E quello chi sarebbe? Quello è il cavaliere di bronzo. Mi sembra un brutto tipo. Oh! Tu sei quello di cui parlava Sua Eccellenza Belsatan. Devo ucciderti! Aiuto, Paul! Prendetevi forte! Non sfuggirai! Non sfuggirai! Mi mette paura solo a guardarlo. Carico! Viene dall'alto! Morite, cari! Le vele! Adesso vado a sistemarlo. Ci sei riuscito, Paul! No, non ancora. Vieni! Oh!
stavolta credevo di morire. Come pensavi di potertela cavare, piccolo essere umano? Eccolo, è ancora lui. Sei pronto per la tua morte? Attenti, sta arrivando! Cerca di svicolare, c'è sempre dietro! Ah! Oh! Dove credete di scappare? Oh! 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 Ritorna, piccolo! Tu devi salire adesso! Oh, l'aiuto è lui! Gli altri moriranno subito! Aspetta un attimo! Scoiattolo, che fai tu? Ehi, cavaliere di bronzo, uccidi, ma non Pole e i suoi compagni, prenditela solo con me! E perché mai? Pole è un bravo ragazzo che ha aggiustato tutti i miei pupazzi e ci ha ridato la felicità di vivere, non puoi fargli del male! Togliti dai piedi! Questo mai! Hai forse dimenticato tutte le storie di guerra che mi raccontavi? Tu eri un cavaliere buono e lottavi contro i cattivi. Ora non puoi venirmi a dire che sei diventato un servo di Belzatan e lotti contro il bene. Grande cavaliere di bronzo, ho sentito parlare bene di te da questi miei amici. Prima tu eri un cavaliere eccezionale, rispettato da tutti, non è vero? Perché ora hai deciso di lavorare per quel mostro di Belzatan? Taci! Taci! Tu non potrai mai capire il mio stato d'animo! Cavaliere di bronzo, cosa aspetti ad ucciderli? Cosa? Le truppe mascherate! Uccideteli tutti, presto! Silenzio! Io non prendo ordini da te! Bastardo! Stai tradendo la fiducia di Sua Eccellenza, Belzatan! Pakun, Pakun! Sono pronto, vai! Siate tutti maledetti! Fai attenzione alle spalle! Cavaliere di bronzo, sei tornato quello di prima! Allora tu adesso stai dalla parte di questi bastardi, eh? No! Adesso do una mano al cavaliere di bronzo. Fai attenzione, cosa sta succedendo? Non abbiamo tempo. Cosa? Ma ora siamo vicini a Nino. Attenzione, Pola. Andiamocene, Pola. Non fateveli scappare. Prendeteli. Non ce la farete mai. Paul, scappa via. Paul, ci stanno dietro, corri più forte. Brutto bastardo, ma allora sei proprio dalla loro parte. Paul, fuggi, allora ci penso io. Grazie, cavaliere di bronzo. Non perdete tempo, andatevene. Paul, ci rimangono pochi secondi, non mettere in pericolo anche le nostre vite. Tornerò, cavaliere di bronzo. Ti aspetterò, Paul. Va bene, scoiattolo. Vincerò la mia ultima battaglia. Mi dispiace non poterlo aiutare. Paul, andiamo. Va bene, Pakun. Hai ragione, dovrei ripararli. Oh, il cavaliere. Mi dispiace per il danno che vi ho fatto. Non ti preoccupare.
si può riparare. Quando sarà pronto di nuovo potrà lavorare con me per molto tempo. La storia su quello strano paese è vera, non è così? Quel paese esiste davvero, no? Certo che esiste davvero, voglio dire che esiste nella fantasia di ogni uomo. Bene, la mia versione sullo strano paese comincia ora. Presto, lo spettacolo sta per avere inizio. C'era una volta una principessa... Grazie agli sforzi del cavaliere di bronzo, Paul e i suoi amici sono tornati sani e salvi alla realtà, con la ferma convinzione di sconfiggere Bel Satan e liberare Nina alla prossima avventura. E si crebbero insieme, e quando la principessina fu grande...